La rassegna stampa è offerta da Venerdì 15 luglio, buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Apriamo con il Corriere della Sera, costo di 1000 euro a famiglia, decreto sì del Senato, napolitano sui tempi, un miracolo. Oggi il voto definitivo alla Camera, taglia alle agevolazioni fiscali da asili a mutui. L'appello per Ariel, il leone paralizzato, due ragazze brasiliane si battono per curarlo. A destra, mozioni di sfiducia di Di Pietro e Finiani, un nuovo pentito accusa Romano, sostegno ai boss. Taglio basso, il Pentagono è pronto alla guerra sul web, piano contro gli hacker internazionali. Il PM di Milano ne aveva chiesti 30, l'assassino del tassista condannato a 16 anni. Le intercettazioni, Murdoch nel mirino dell'FBI. Proseguiamo con il Messaggero, titolo principale, la manovra pronta è un miracolo. Napolitano sul voto finale di oggi, agevolazioni fiscali, tagli per famiglie e asili. Via libera del Senato, ora tocca alla Camera, Tremonti, senza pareggio, il debito ci divora. Mafia, bufera su Romano, Bossi, sì all'arresto di Papa, le opposizioni, sfiducia al ministro, P4, voto ancora rinviato. In basso a sinistra, razzo sui binari Roma-Napoli, TAV nel mirino, forza e gesto dimostrativo della criminalità. Giochi 2020, partenza lanciata, Roma in corsa per le Olimpiadi, benedetta dal presidente CIO. La stampa, manovra, colpite le famiglie, Tremonti e come sul Titanic, oggi l'ok finale al Quirinale, un miracolo, dal 2013 via bonus e detrazioni se non sarà approvata la riforma fiscale. Bossi, in alto, se l'opposizione vuole il governo tecnico deve parlare con me, Napolitano, Toto Ministri, irresponsabile, il leader leghista sull'arresto di Papa, sarebbe meglio votare sì. La paura nucleare per l'incidente di Fukushima cambia le strade industriali nel continente, fame ed energia, l'Europa torna al carbone. Infine in basso, Milano, uccise un tassista, 16 anni di cella, Ligresti indagato per ostacolo alla Consob e infine Abete non decide, resta all'Inter lo scudetto del 2006. Ora passiamo alla pagina locale, Corriere del Mezzogiorno, il rock nella terra della Taranta, 50.000 ragazzi a Lecce per la 3 giorni di Italia Wave, primo obiettivo dei giovani provenienti da tutto il paese sono state le spiagge, poi i concerti. Detenuto si impicca in cella, Borgo San Nicola scoppia nell'istituto, 18 tentativi di suicidio e 93 casi di autolesionismo. Ivano fra Sara e Sabina, le foto sul cellulare della Scazzi. Taglio basso, sfrutta bene la natura, ecco il fitodepuratore inaugurato dall'acquedotto pugliese a Melendugno. Tassa di soggiorno, le imprese vanno al TAR, Confindustria Lecce ci danneggia. La Gazzetta del Mezzogiorno apre con una grave notizia di cronaca, bimba infilzata da un tubo sul pedalò, terribile incidente di mare a Ugento, la piccola figlia di una coppia di Lecce è stata operata a Bari. Il verdetto, la Fiat vince la causa, licenziati 3 operai, da domani a casa la FIOM, non li lasceremo soli. Infine un piccolo riquadro che riguarda il nazionale, sconti fiscali tagliati a tutti, manovra sì del Senato in una votazione lampo, il testo passa alla Camera, Napolitano, un miracolo, Tremonti come sul Titanic. Bufera a sinistra, compagni, addio, shock in rete di Nichi Vendola, caso sul nulla, aveva detto meglio chiamarsi amici. P4, battaglia sul rinvio, resa dei voti su Papa, Bossi sia all'arresto, caos in giunta sul deputato PDL. Infine, base di San Vito, martedì un vertice sul suo destino, potrebbe ospitare gli immigrati, ma è a rischio amianto. La Gazzetta di Lecce, bambina infilzata da un tubo d'acciaio sul pedalò a Ugento, ferite profondissime al basso ventre, terribile incidente in mare davanti ai genitori, commercianti leccesi, la piccola trasportata all'ospedale di Casarano è stata poi trasferita a Bari e operata con successo dal primario. Lecce, quartieri, ultimatum di Perrone a Isola. Appoggiardo, falso prete in azione, benedice le case dei fedeli e presenta il conto, 20 euro, travestito da sacerdote, il truffatore colpisce nei comuni della zona di Otranto. Alcuni flash, Lecce, detenuto si impicca nella cella con 2 lacci, Melendugno, inaugurato ieri il depuratore naturale, Galatone, tentato omicidio, arrestato pensionato, Nardo Calcio, Russo, De Vitis, l'ora del confronto. E infine il Nuovo Quotidiano di Puglia, sezione Lecce, Corvia indagato, Vives ceduto, Lecce sciocca, addio al beniamino dei tifosi, bomber sotto inchiesta per frode sportiva. La doccia fredda per il rettore, università, il CDA non approva lo statuto, 5 no e 3 astenuti, si rivota il 25. Rifiuti speciali sotto la piazza, in 9 nei guai per i veleni nascosti a Soleto.
Il caso, condannato per omicidio, si impicca in cella a Lecce. Il festival Italia Wave, partenza senza botto. Ora le pagine interne di Lecce, Italia Wave, Festival, il rock c'è, il pienone ancora no. Prima giornata, partenza tiepida, ma c'è attesa per gli URID, qualche protesta per i prezzi. Il pubblico tra spiaggia e palco, non perderemo un evento. Tempesta in Ateneo, rettore in minoranza, non approvato lo statuto, la bozza non passa, astensioni decisive, il 25 se ne riparlerà in un'altra seduta. L'intervista, vogliamo salvare i privilegi, ma io non sono ricattabile, la Foggia annuncia, arriveranno i commissari. Lecce e i suoi problemi amministrativi, i presidenti preparano una lista per le elezioni, pronto un pacchetto voti per il candidato sindaco. La richiesta, città sporca e insicura, la rivolta dei quartieri, pattuglie di zona e maggiore pulizia nelle aree periferiche. Provincia, sicurezza stradale, chi non muore si rivede. Mingo, ieri ospite della promozione della campagna Palazzo d'Orno, lancia lo spot. I nodi della politica, filobus, tutto in regola, pagheremo il giusto. Guadalupi, avvocato del comune, replica a muso duro alle accuse della Sirti. Ora passiamo alla cronaca, rapine, spaccio ed estorsioni, 4 arresti a Borgo San Nicola, sono finiti in 3 per cumuli di pena ed 1 per revoca dell'affidamento. Borgo San Nicola, uccise il rivale, si impicca in cella. Antonio Padula, 46 anni, di Francavilla Fontana, si è tolto la vita utilizzando i lacci delle scarpe. Ed infine lo sport, il Lecce saluta anche Vives, passa al Torino di Ventura, in arrivo Obodo, Quadrado, Muriel e Koulibaly. Scommesse, Corvia indagato per frode sportiva, l'attaccante giallorosso nel mirino della procura di Cremona, illegale, estraneo. I giallorossi da ieri sera in ritiro a Tarvisio, vacanze finite, oggi il primo allenamento. E anche oggi la nostra rassegna stampa termina qui, l'appuntamento è a breve per il nostro telegiornale. A tra poco. La rassegna stampa è stata offerta da...